operatori della sanità, da medici e infermieri a operatori sociosanitari, tecnici di laboratorio e autisti di ambulanza hanno preso parte questa mattina al sit-in organizzato dalla UIL di fronte al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna. Una perenne situazione di emergenza con richieste di doppi turni nella medesima giornata, con la concreta possibilità di saltare il turno di riposo, con situazioni nelle quali i turnisti lavorano anche 5-6 mesi senza poter usufruire di ferie. Sono queste, solo alcune, delle condizioni nelle quali ci troviamo quotidianamente a lavorare, hanno spiegato ai nostri microfoni alcuni degli operatori sanitari presenti al sit-in. Alfredo Panista, neuroradiologo dell'ospedale di Ravenna. Per lei, dal suo punto di vista, qual è la situazione? Il problema sono due aspetti. Noi dobbiamo, il nostro obiettivo è l'assistenza dei cittadini e per fare questo abbiamo bisogno delle persone e di investimenti tecnologici. Oggi la sanità è sempre maggiormente ha bisogno di non soltanto della buona volontà, che qui non è mai mancata, ma ha bisogno anche di investire in tecnologia, perché è fondamentale per rimanere al passo dei tempi e per dare sempre un'assistenza di qualità ai cittadini. Per quanto riguarda l'organico, anche da quel punto di vista lì ci sono delle carenze. Sì, assolutamente, e soprattutto in quest'ultimo periodo, oltre al personale, infermieri, tecnici, medici, assistiamo sempre di più a una concentrazione delle figure primariali. Parecchi primariati non vengono coperti, non vengono sostituiti e vengono accorpati ad altri territori. Noi abbiamo il problema del blocco del turnover. L'azienda di Ravenna, prima di altre, aveva fatto una politica molto attenta all'utilizzo delle risorse, e quindi questa situazione adesso è quella che la penalizza di più. È come, per fare un esempio pratico, mettere a dieta due persone, una in sovrappeso e una cachettica. Sicuramente quella in sovrappeso magari la dieta gli potrebbe anche giovare, quella cachettica non sopravviverà. Andrea, infermiera all'ospedale di Ravenna da 6 anni. Allora, purtroppo da quando io lavoro in medicina siamo sempre stati un organico molto ridotto e negli ultimi mesi la situazione purtroppo è peggiorata. Dobbiamo fare anche doppi turni per coprire le varie malattie che ci si presentano, quindi mattina e notte nella stessa giornata. Diventa un rischio per i nostri pazienti perché noi siamo stanchi. Fra l'altro, questa situazione si sta reiterando nel tempo. È tanto tempo che si adotta questa tecnica per la copertura dei turni, perché se non ci sono le persone, noi dobbiamo fare così per forza, per essere presenti come numero in turno. La situazione purtroppo è peggiorata perché c'è stato un elevatissimo turnover, quindi colleghi nuovi che non riescono a fare neanche un affiancamento, e quindi non riescono a capire bene come funziona il lavoro nel nostro reparto, e quindi è impossibile chiedere a queste persone di dare una copertura. Inoltre abbiamo persone ad orario ridotto, che rientrano giustamente dalla maternità, hanno bambini di età inferiore all'anno e quindi non possono giustamente fare orari in più. Inoltre abbiamo 3 persone a part-time, cioè fanno degli orari anche queste persone ridotti, e anche queste persone ci aiutano talvolta, però questi orari in più, queste ore in più non gli vengono mai riconosciute, quindi giustamente non si può sempre attingere a loro. Questa è una situazione che ci porta ad essere stanchi ed è un rischio per i nostri pazienti. Signora Maura, lei è una host dell'ospedale di Ravenna. E quali sono le problematiche che oggi, al giorno d'oggi, vi trovate ad affrontare e come è cambiata, secondo lei, la situazione? Ma la situazione è cambiata molto, molto in peggio, anche perché non c'è personale, saltiamo i riposi e facciamo dei doppi turni, cioè una cosa sconvolgente. Non si riesce più a mantenere un servizio alla persona, soprattutto in quanto siamo anche molto stanche. Per cui non garantiamo tante cose. Senta, i pazienti.
come reagiscono a queste situazioni? Alcune sue colleghe mi hanno detto a volte i parenti dei pazienti diventano anche aggressivi nei nostri confronti, è così? Sì, sì, è così. Allora, io le dico, siccome sono della medicina al primo piano, copriamo due reparti, medicina e nefrologia. Mi hanno lasciato in nefrologia in quanto l'utenza è più leggera, diciamo, di una medicina. Al mattino dovremmo essere due ossi, invece siamo sempre una da sola. Fortunatamente l'infermiera viene con noi a fare il giro quando può e ci dà una mano, altrimenti noi dai pazienti ci andiamo quando arriviamo, per cui lei capisce che se un paziente mi chiama che ha bisogno e io dico appena posso arrivo e il mio appena posso è dopo un'ora, questo si spazientisce e il parente si inviperisce, per cui non è possibile lavorare così, non si può andare avanti così.